Allora, si la farà l'uscita della Grecia dall'euro è una ipotesi da scongiurare ad ogni costo? Io non sono molto preoccupato della soluzione tecnica per la Grecia. Io credo che si possa trovare anche abbastanza agevolmente una soluzione tecnica per risolvere l'emergenza della Grecia. Sono un po' più preoccupato per la situazione dell'Europa. L'Europa così com'è non va, ha bisogno di investire sulla crescita, lo diciamo da quanto? Da tanti mesi. Ha bisogno di investire sul futuro, ha bisogno di investire sull'innovazione. E quindi la mia preoccupazione in questo momento non è tanto sulla situazione singola della Grecia, per la quale credo che con un po' di buona volontà l'accordo possa essere trovato, ma sono molto preoccupato per il fatto che l'Europa rimanga vittima delle sue procedure. Io vengo oggi da un importante luogo, un'istituzione nata dalla intuizione di alcuni dei padri fondatori anche dell'Europa, il CERN, un luogo che è nato per creare un gruppo di scienziati per la pace, un luogo che vede tante donne e uomini di alcuni stati membri, ma non solo degli stati membri, che costruiscono quotidianamente ricerca, futuro, innovazione. Questa è l'Europa che ci piace. E io trovo che se non riusciamo finalmente a spostare il focus dalla discussione soltanto sui parametri economici alla valutazione del futuro dell'Europa, allora sì che saranno problemi. Quindi, ricapitolando, una soluzione tecnica per la Grecia si può trovare, quello che però è più importante è trovare una soluzione politica per l'Europa. E su questo ancora c'è molto da fare. Presidente, ma l'Europa che ci piace è un'Europa che tiene la Grecia nell'Eurozona o che può anche tenerla nell'Unione Europea e non nell'Euro? Dove stare lo devono decidere innanzitutto i governanti greci. Io credo che dal loro punto di vista ci sia tutto l'interesse a restare nell'Euro. Per stare nell'Euro occorre seguire delle regole. Queste regole possono essere interpretate con un po' di flessibilità, ma come sanno tutti i paesi dell'euro, tutti vanno seguite. Quindi questa decisione alla fine dipende dal governo greco. Io credo che loro faranno di tutto per fare un accordo e credo che probabilmente non oggi, ma nelle prossime ore questo accordo possa essere trovato. Quello che però sottolineo è importante è che ormai da diversi giorni il Truman Show della politica e dell'informazione parla soltanto di un tema, la Grecia. È molto importante naturalmente, a noi stanno a cuore i nostri concittadini europei di passaporto greco. Quello che però è fondamentale sottolineare è che se l'Europa non sceglie la crescita, l'innovazione, la ricerca e il futuro, l'Europa, per come l'abbiamo vista, è finita. Questo è il punto chiave. Tutta la discussione sulla Grecia è importante, ma paradossalmente c'è una discussione ancora più importante che è il futuro dell'Europa e io penso che dovremo farlo con ancora maggiore determinazione. Presidente, chi trova lei affine a questa linea, per la linea che le porta avanti? Joseph Muscat, per esempio. Ciao Joseph, come stai? Come stai dicendo? Stavo dicendo male della domanda. No, devo parlare. Parla anche di lui, quando parla lui mi sento rappresentato. Parla anche con noi. Ciao, arrivederci.